nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Signore è il mio sostegno. Mi ha liberato e mi ha portato là. È stato lui la mia salvezza, perché mi vuol bene. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso. Il Dio è la mia salvezza e la mia gloria. Figlio di Padre.
esprimendo in questo modo una mancanza di fede, di fiducia nel Signore, un grande peccato questo. Senti che certe espressioni forse dette anche così, con leggerezza, possono costituire per noi una grande responsabilità. Così disse il popolo eletto nei confronti di Dio, pur sapendo che non era vero. Voleva mettere alla prova il Dio, il popolo eletto, quando disse: il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato, perché sapeva bene che il Signore non lo avrebbe mai abbandonato e Dio non ne avrebbe mai abbandonato Israele, che lo aveva scelto per una missione. Ma se viveva in quello stato di abbandono era perché lui, il popolo eletto, si era allontanato da Dio. E sentendosi solo, aveva detto che Dio lo aveva abbandonato, mentre Dio era con lui, Dio era al suo piano. Che ci volete fare? È così il cuore degli uomini, è così il nostro cuore. Quando non abbiamo il coraggio di assumerci la nostra responsabilità, diamo subito la colpa agli altri. Sono gli altri che sempre sbagliano. Noi siamo sempre i giusti. Noi siamo sempre le persone che non sbagliano mai. Chi sbaglia è il vicino di casa. Noi siamo sulla rete. È la storia di sempre, è la storia di ognuno di noi. Ma Gesù, dopo il profeta di Isaia, ci ricorda che Dio non si dimentica di noi. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da commuoversi per il figlio delle sue liste. Io vorrei entrare nel cuore non soltanto delle mamme, ma anche dei papà più presenti. E vorrei chiedere che qualcuno di voi che si è dimenticato di